iniziato tantissimi anni fa, ho fatto tantissime cose ma non ero mai approdata all'alta moda. L'alta moda per me è una novità e sinceramente è anche una scoperta. L'alta moda si avvicina molto più all'arte rispetto alla tecnica, al commerciale. Ci vuole passione, ci vuole amore per farlo. Io sono sarta, affianco la premier, è lei che decide a chi affidare determinate mansioni, perché lei sa per quale cosa siamo più portati oppure in quel momento che cosa le serve di più. Un figlio dell'altro, ma questo lo facciamo insieme. La premier è il mio ruolo, sono la prima sarta che affianco lo stilista e lui prepara il figurino secondo le proposte che la cliente sceglie, lo studiamo insieme, dopo passo al manichino, noi facciamo il corpo del manichino e come le misure, le proporzioni del corpo della cliente. In questo caso preparo il cartamodello, che sarebbe il progetto. Verrà fatta una tela vista insieme allo stilista e poi di che verrà provata alla cliente e poi lo mettiamo in opera. Quando parliamo del settore moda parliamo di un settore nevralgico per l'economia italiana, parliamo di un settore che occupa 550.000 persone. Quindi è un settore che sicuramente può offrire tantissime opportunità, soprattutto per chi vuole approcciare alla parte tecnica di questo settore. Il tecnico dell'industria tessile è la figura che richiede una specializzazione, o da modellista, o da tagliatore, o della ricerca di tessuti. La scelta nasce dalla passione. È un lavoro molto bello. La grande soddisfazione è quando vedo una mia opera indossata e i clienti soddisfatti. Mi hanno dato molta soddisfazione quando ho cucito i vestiti da sposa alle mie sorelle. Io ho 5 sorelle e... mi sono emozionata, scusate. E vederli indossati...